Più controlli, più telecamere, piazze cittadine che devono tornare ad essere luogo d'incontro per tutti e non zone monopolizzate da giovani spesso in preda ai fumi dell'alcol. Mario Nunes, sindaco di Roseto, pur essendo costretto a rimanere a casa per via del Covid, dà indicazioni precise su cosa fare per migliorare la vivibilità della città, soprattutto dopo alcuni spiacevoli episodi di violenza accaduti in alcune piazze che hanno visto protagonisti minorenni. Intanto l'appello è rivolto ai genitori, affinché controllino i loro figli per dare anche un segnale forte di collaborazione. Purtroppo viviamo un momento storico particolare, dice il sindaco, nel quale il fenomeno del disagio giovanile è in continuo aumento e spesso fuori controllo. Proprio per questo siamo in costante contatto con tutti i responsabili della sicurezza nella nostra città, al fine di studiare con loro la migliore strategia per prevenire e stoppare certi comportamenti che, francamente, non sono più tollerabili. Con la prefettura si è già deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza nei luoghi sensibili e strategici del territorio e le piazze sono tra questi, compresi anche gli spazi verdi della città. Stiamo lavorando per intensificare i controlli e per aumentare il presidio del territorio, puntualizza il primo cittadino rosetano. Chiediamo la collaborazione della cittadinanza e auspichiamo una maggiore maturità da parte dei nostri ragazzi. Non è infatti accettabile che spazi vitali nel cuore della nostra città, che dovrebbero essere luoghi di incontro e di confronto, si trasformino, con il favore della notte, in aree di scontro e violenza. Per quanto riguarda i controlli, saranno intensificati nei fine settimana, soprattutto per evitare che gli alcolici vengano venduti ai minorenni.